Ok, grazie. Certo, è il momento dell'ospite, come si potrà anche evincere dalle due sedie roteanti. Abbiamo un amico, un attore, ma soprattutto un compagno d'armi. Federico Cesari, prego. Federico, vieni pure. Ciao Valerio. Ciao Federico. No, no. Prego, prego, come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, bene anche io. Grazie di essere venuto qui al programma. Grazie a Una te. pezza di routine. Federico Cesari, chi lo conosce l'avrà sicuramente riconosciuto. Chi non lo conosce, troverà Eccomi. utile la scheda che abbiamo fatto, la scheda di Alessandro Goi. Federico Cesari nasce a Roma il 5 marzo 1997. Da sempre appassionato di pancreas e cerotti, studia medicina e chirurgia. Capelli rossi, occhi castani, diverrà attore in molte miniserie di successo. La sua principale attività è in realtà quella di divinità norrena minore. Le cronache norrene lo definiscono principe del piacere e del dolore, demonio delle tentazioni, trascinatore del più saldo degli uomini nelle seduzioni dell'avidità, dell'ingordigia e della carnalità. Federico si definisce il giostraio del fato, l'architetto dei destini dell'universo, tessitore di una tela di entropia e manipolazione, scivolosa come la seta, ma invisibile come la quiescenza. Attualmente vive a Roma, ma abita a Milano. Dunque, Federico, Sì. allora tu attualmente stai lavorando abbastanza, sei felice? Hai Sì, devo fatto? dire che è un bel periodo, un bel periodo. Adesso sto lavorando a una nuova serie che non mi impegnerà molto, però devo dire che è un periodo È propizio una per me. serie che ti piace, quella che stai Sì. facendo, o una marchetta, se sì? No, No, non lo è. no. Uno cerca sempre di rimanere un po' fedeli a se stessi, no? E quindi sto cercando di fare dei lavori che mi piacciono, dei lavori un po' mirati, diciamo. È un lavoro che ti diverte, hai questa fortuna come... Ti diverti, è un lavoro che ti Assolutamente, piace. cioè, all'inizio è iniziato un po' come un gioco, poi uno quando inizia ad Certo. avere un po' coscienza di quello che sta facendo, effettivamente sente un po' anche il carico della responsabilità di rappresentare determinati personaggi, determinate È tematiche, quindi chiaro. ovviamente diventa poi cioè, entri nell'ottica che stai facendo poi un effettivo lavoro, Un però è lavoro. sempre, ovviamente la parte del divertimento rimane sempre, per Beh, quello fortuna. da, bene che ci sia, insomma. Certo, Tu assolutamente. peraltro, toglici una curiosità, tu hai iniziato prestissimo, tu Sì. interpretavi nella fiction un medico in famiglia, Fausto, l'amico fascista di Nonno Libero, grandissimo Lino Banfi. No, lui Eri era Pino Ferrara, lui. Pino Pino Ferrara, non Ferrara, eri te, era Pino no. Ferrara. C'abbiamo una foto di Pino Ferrara? Lui, È sì. vero, oddio, rivedendolo adesso sì. Sì, Sì, comunque, grande Pino. certo. Ho letto male qua. Senti, ascolta, tu sei giovanissimo. La serie che hai fatto recentemente è Scam, di cui abbiamo avuto una delle autrici anche ospite qui in studio. Tu interpreti un personaggio marino, Martino, sì. sì, un personaggio con una... non so se si può dire... Omosessuale, sì. Omosessuale, lo Sì, beh. possiamo dire? Sì, Sì, omosessuale, ecco, no, 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 indubbiamente. sono contento che tu lo dica. Sì, certo. Ecco, la cosa che mi è piaciuta moltissimo della serie è che la tua interpretazione, comunque anche grazie agli sceneggiatori, è quella di un personaggio gay reale, cioè una persona vera, quindi lontana dagli stereotipi, dalle macchiette che hanno, Certo. diciamo, inquinato il nostro cinema, le fiction italiane, dove il gay era sempre dipinto appunto con la giacca fucsia, il capello mesciato, biondo, la pelle squamata, le dita lunghissime, quella voce che è tipo datemi del brodo, queste cose così che vecchie. Certo, l'importanza comunque di Scam è aver dato appunto una Più rappresentazione vera. fedele, esatto, di comunque raccontare una persona in toto nella sua vita a 360 gradi, comunque raccontarla contestualizzata e non soltanto attraverso appunto magari delle grandi tematiche che rientrano molto spesso, ad esempio nei cliché, come tu Sì. dicevi. No, infatti l'ho trovato rivoluzionario. A proposito di rivoluzione, ti estendo un mio pensiero, probabilmente converrai con me. Secondo me, in tutti i film italiani, da oggi in poi, fiction, gli attori protagonisti, i protagonisti delle storie dovrebbero essere tutti quanti omosessuali. Non sei d'accordo? Tutti sarebbe un po' strano, Beh, tutti. strano è una parola che dici tu. Strano è una parola che dici tu. Per me sarebbe importante vedere una pletora di omosessuali nel cast di un film, proprio, non lo so, a Tutti me mi sembra. secondo me sarebbe utile. Dici? Sarebbe utile sicuramente la rappresentazione, però tutti Per non lo so. te, ah,
hai detto la parola strano, e questo sì, va bene, un beh, po' nel senso non, un po' non mi di... vorrei rimarcare, però sì, mi sembrerebbe un po' strano. No, sono un progressista. Senti, allora, noi facciamo spesso un gioco con i nostri sì. ospiti. Io ti faccio vedere due personaggi della okay. storia italiana, della cultura italiana, che probabilmente tu, come me, come tutti noi, amerai. Stiamo parlando di Pierpaolo Pasolini e il grandissimo Fabrizio De André, due mostri sacri. Due mostri sacri, hai detto tu. Tu so che ami moltissimo entrambi, uno per sì. la musica, l'altro per la letteratura e per il cinema. Sì. Su questo mi trovi non c'è dubbio. Completamente d'accordo. Beh, sono due grandi. Se ti chiedessimo, Federico, quale scegli? Chi è per te il migliore da salvare? Il migliore è difficile scegliere. Comunque, appunto, come dici tu, uno rappresenta un grande pilastro per il mondo musicale, uno per il mondo del cinema, della letteratura. Comunque, sono d'accordo. Non si può scegliere. È una lotta veramente dura, sono d'accordo con te. Però ne dobbiamo eliminare uno per te, per Federico Cesari. Quale eliminiamo? Eliminare... Non me la sento di eliminarne uno adesso. Sono d'accordissimo, è un gioco. Quali eliminiamo? Cioè, dobbiamo continuare senza di uno di loro per andare avanti con l'intervista. Quali eliminiamo? Devo eliminarne per forza uno. Per forza. Non ho... Guarda, se... Uno. Se proprio devo, perché appunto io faccio l'attore e quindi per quello che rappresenta per me Pasolini... Certo. Scelgo di tenere Pasolini, Pasolini. E elimino... Eliminiamo De André, proprio così, vai, ok, eliminato De André. Via. Sembra una cosa un po' esagerata questa. Poh, andato via. Un po' forte De André, come immagine. Un po' forte come immagine. Dico. Cosa? L'immagine un po'. Tu hai detto eliminiamo De André, no? Sì, ma me l'hai chiesto tu. Non lo so che te l'ho detto, non ti sei fatto tanti problemi, Faber, via. Ne devo scegliere uno, però comunque era d'impatto. Eliminato De André. No, mi spiace perché... No, sono due grandi, come dicete, però insomma, il grande Faber... questo può succedere. Olimpio, Che succede? Così? Olimpio ha suonato con De André. Comunque hai eliminato così, senza pietà, un grande... Ragazzi, l'avete chiesto voi di scegliere. Non è che l'ho eliminato io. Ah, sì, certo. Ok. Vabbè, comunque, signor Silvestri, buonasera. Se ne va. Il signor Silvestri è stato amico sia di De André che di Pasolini, quindi comunque non è che l'ha presa, immagino. Vabbè, poi magari dopo ci parliamo. Sono andati via, eh? Via. Comunque non... È stata forte sta cosa. Vabbè, ragazzi... Buonovo. Grazie. Ci prendiamo una vita. Ok. No. Senti, tu... No, scusami, ci siamo rimasti un po' male per questa faccenda. Ah, vabbè. No, ma te l'abbiamo chiesto noi. Te l'abbiamo chiesto noi. Gioco. Senti, tu studi medicina e chirurgia. Sì. Ecco, riesci a conciliare studio e recitazione? È facile? A che anno sei? Insomma, ti piace? Io sono al quinto anno. Devo dire che conciliare le due cose è difficile, perché comunque apparentemente sono due mondi totalmente diversi. Magari ti ritrovi in un periodo a dover fare esclusivamente medicina, stare là, stare a studiare, chiuso... Tutto bene? Tutto bene? Vai avanti, dicevi... No, dicevo, comunque ti trovi magari a stare chiuso a studiare e poi altri 3 mesi ti ritrovi sul set a fare cose completamente diverse, quindi sono due mondi apparentemente... Ma scusami, se io ti dico la vita di un impiegato, di Faber... Storia di un impiegato. A te non ti dice niente? Sì, certo, ma te l'ho detto, mi piace De André, cioè è grandissimo, assolutamente, non sto qui a contestare... Il talento artistico di De André, assolutamente. Ma più che artista, poeta, secondo me è un poeta, però vabbè, quindi non ti dice niente. No, comunque no, mi dicevi di questa cosa della chirurgia sì, che fai. Che comunque sono due mondi magari un po' diversi all'apparenza, che però sono... Federico, te la senti di ascoltare per l'ultima volta la canzone di Marinella? Perché per l'ultima volta, scusa? Per l'ultima volta, se ancora è possibile, non so se a quest'ora è già ancora possibile, perché... Perché è possibile? Hai eliminato De André. Vabbè, ho eliminato De André sul gioco, ma... No, hai eliminato De André. Che vuol dire che ho eliminato De André? Per sempre. Dallo scibile umano, dall'universo, non ci sarà più De André. Che vuol dire non ci sarà più De André, scusate? Tu non sai cosa è successo dopo la tua risposta?
Che è successo? Mi mandate la diretta da Genova? Cosa sta succedendo a Genova? Stanno incendiando i vinili di De André. È finito tutto. Ma siete Federico Cesari, eliminiamo De André. Ma non si può fare sta cosa. Che... No, che non si può fare, ma l'hai chiesto. Ma è un gioco, regà. Cioè, è un gioco. Non è un gioco. Non è un gioco. Seri? Già. Stanno bruciando i vinili, smagnetizzando le musicassette. Beh, mi pare esagerato. Bruciando ragazzi, i videoclip. Dai. Andata così, poteva succedere con Pasolini, tu hai scelto Faber. Comunque, vabbè, dai, chiudiamo questo collegamento, domani mattina avremo gli aggiornamenti. Colore preferito?